Magistrale, affidato alla regia di Maurizio Scaparro. Dal 22 novembre all'1 dicembre 2013, Teatro Verga Catania. Massimo Ranieri in Viviani Varietà, un appuntamento da non perdere. Vivi il piacere del mangiar bene. A Catania arriva al PEC Umberto. Ogni giorno nuovi menu, tutti da gustare. Alla scoperta dei piatti tipici della cucina regionale. Tutti i giorni a pranzo e cena, piatti a base di pesce o di carni freschissime. Per la tua pausa pranzo, ampia scelta di primi, secondi di carne e contorni a soli 8,50 euro. E la sera, osteria classica, con taglieri di formaggi e salumi. Finger food accompagnati da vini selezionati da una cantina ricca di etichette di grande qualità. Al PEC Umberto. E vivi il piacere di mangiar bene. A Catania, in via Umberto 183-185. Devi arredare il tuo bagno e vuoi risparmiare? Per te una grande occasione. A Giardini Naxos, la ditta Bevacqua Idrosanitari organizza per rinnovo locali dal 23 novembre al 17 dicembre una straordinaria svendita sul vastissimo assortimento di sanitari, arredo bagno, vasche, box doccia, rubinetterie, ceramiche, caldaie. Ricorda, dal 23 novembre arredi il tuo bagno e risparmi tantissimo. Non perdere questa occasione unica. Idrosanitari Bevacqua a Giardini Naxos, in via Alcantara 36. 38. Quanto sono belli! C'è l'imbarazzo della scelta! E che prezzi! Tutto al 50% in meno! Sempre! È proprio vero! All'oreficeria Alberto Torresi trovi i preziosi più belli ai prezzi più bassi! Alle spalle del Corso Sicilia, nei pressi della storica fiera di Catania, nell'unica sede di via Castiglione 2A, l'oreficeria Alberto Torresi. I preziosi più belli, ai prezzi più bassi. Quanto sono belli. L'oreficeria Alberto Torresi. I tuoi momenti d'oro. Buongiorno da Prima Linea TG, bentrovati. Il boss Zucchero dal carcere ordinava e coordinava le estorsioni, rapine a mano armata e anche lo spaccio di stupefacenti. Blitz della Guardia di Finanza a Catania, 24 le persone arrestate, è stato azzerato il gruppo definito della stazione affiliato al clan Santa Paola. Il capo clan in carcere che continua a impartire ordini tramite i familiari. Un classico della mafia interpretato in questo caso da Giuseppe Zucchero, boss del gruppo della stazione e facente parte del clan Santa Paola Ercolano. Ad eseguire le istruzioni figlio e genero, giovani rampolli spregiudicati che fieri dell'appartenenza al clan diventano sempre più intraprendenti, si riorganizzano, allargano il raggio d'azione, diversificano le entrate per recuperare soldi a tutti i costi e sostenere il clan fiaccato dal sequestro dei beni. Un gruppo dinamico che esce azzerato dal blitz della Guardia di Finanza con 24 arresti. Capillare il ricorso alle estorsioni, ma non disdegnano il traffico di droga e le rapine studiate nei minimi dettagli, come l'assalto a mano armata in questo supermercato. Si dedicano anche al cambio di assegni postdatati, al recupero crediti su richieste di usurai di semplici commercianti, in cambio di una percentuale sulla somma, ma qualche volta trattenendo anche più di quanto pattuito. Forti della loro forza di intimidazione, ma pronti a passare alle vie di fatto, con avvertimenti concreti come l'incendio di quest'auto, portata a termine su precise istruzioni ricevute dal carcere. E per evitare controlli, poche ma corpose rate del pizzo, concentrato soprattutto a Natale e Pasqua, e sondando prima il terreno per valutare
aumentare la disponibilità delle vittime a pagare. Un clan così intraprendente da entrare in conflitto con altri, come il gruppo della Civita, facente capo a Nizza. Frizioni pronte a esplodere, ma poi ricomposta all'unanimità nel nome dello zio. Chi è lo zio che riporta la pace, lo spiega il procuratore Salvi. Alla fine di questa riunione, in cui si discuteva appunto di come distribuire e di chi doveva essere il responsabile delle varie aree, afferma: ma noi alla fine siamo tutti con lo zio e con Aldo, e ha avuto un grande applauso dagli altri, quindi un indice. Beh, questo è probabilmente il riferimento a Nitto Santa Paola. Molti commercianti pagavano, ma molti altri hanno collaborato, puntualizza il procuratore. C'è stato un tentativo di rapina in un noto albergo di Acireale, in provincia di Catania. I malviventi non hanno esitato a puntare alla gola con un taglierino una ragazzina di 7 anni, nipote della titolare. Vi proporremo il servizio fra pochi minuti. Abbiamo raccolto la testimonianza davvero toccante della titolare, che è ancora sotto shock. I malviventi comunque sono stati arrestati. Andiamo a Vittoria, dove invece è stata scippata brutalmente un'anziana signora. La polizia è riuscita ad arrestare i malviventi. Un'anziana donna ieri pomeriggio camminava a passettini sul marciapiede di una strada del centro di Vittoria. Intirizzita dal freddo, si accucciava nel suo cappotto. Per abitudine, coi tempi che corrono, teneva la borsa dal lato opposto rispetto a quello della strada. Ma 3 ragazzi la stavano seguendo a piedi. Si separano, si coprono la testa con i cappucci, uno le si avvicina e la scippa violentemente. Ma l'84enne non molla la cinghia e allora, senza alcuno scrupolo, viene trascinata verso la strada per alcuni metri e cade a terra di faccia. Rimane lì, immobile, terrorizzata e dolorante, senza dare segni di vita. Il ladro scappa, ma uno dei complici le si avvicina, le strappa definitivamente la borsa, la passa al terzo compagno e tutti insieme fuggono via. L'anziana è ferita al volto, ha perso parecchio sangue, viene soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia, grazie alle immagini registrate da alcune telecamere, riesce ad individuare i 3 che erano stati notati poco prima da una volante. Li bloccano dopo meno di un'ora tutti riuniti a casa del capo della banda, che è una donna, Claudia Berlino, una 20enne già denunciata per furto, rissa e guida senza patente. Lei, con la coppola in testa, ha diretto i 2 complici, 2 ragazzini di 16 anni, anche loro noti per lesioni personali e furto aggravato. Tutti sono stati arrestati. L'anziana è ricoverata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Vittoria. I sanitari le hanno riscontrato un trauma cranio-facciale con ferite alla fronte e la lussazione della spalla. La borsa è stata recuperata. I 3 rapinatori durante la fuga si sono imbattuti in un cittadino che, vedendoli agitati, gli ha gridato cosa stessero facendo. Spaventati, l'hanno lasciata cadere a terra. Presunto affiliato al clan Laudani in manette a Gravina, durante l'operazione i carabinieri hanno sequestrato anche armi e droga. Appostamenti e riscontri investigativi avevano evidenziato strani e insoliti movimenti attorno a questa abitazione ancora in costruzione a Tremestieri Etneo e in uso a Giuseppe Borzì, ritenuto affiliato al clan Laudani, finito in manette. Il blitz di ieri ha confermato i sospetti. Come vedete nelle immagini, all'interno dello stabile, i carabinieri di Gravina hanno trovato droga e armi. Preziosa ancora una volta l'assistenza del cane Ivan, del nucleo cinofilo di Nicolosi. La droga, infatti, oltre ad essere nascosta in questo borsone rosso, era anche confezionata sotto vuoto in buste di plastica, in modo da celarne l'odore. All'interno del borsone era nascosta anche una delle 4 pistole semiautomatiche con matricola a brasa, ma perfettamente funzionanti, ritrovate nel corso dell'operazione. In questa panca invece erano custodite le altre pistole e le munizioni. La perquisizione poi è stata estesa anche all'abitazione di Borzì, distante appena qualche metro. Anche qui i carabinieri hanno trovato e sequestrato materiale utilizzato dall'arrestato per il confezionamento dello stupefacente, oltre all'apparecchio elettrico adoperato per porre sotto vuoto gli alimenti ed imbustare, nello specifico, la marijuana. Per Giuseppe Borzì si sono spalancate le porte del carcere di Piazza Lanza. E adesso il servizio che vi avevo annunciato pochi minuti fa. C'è stato un tentativo di rapina in un noto albergo di Acireale. I malviventi non hanno esitato a puntare al collo ad una ragazzina di 7 anni un taglierino, e la nipote della titolare. Sentiamo il servizio.
Un colpo ad un tabacchi studiato nei dettagli è finito con uno scontro corpo a corpo tra un poliziotto in borghese e uno dei rapinatori, adesso in manette insieme al complice. Uno di loro aveva puntato un coltello alla gola di una bambina di 7 anni, minacciando di morte lei e la madre, che si trovava alla cassa, se non gli avessero consegnato il denaro. È finita con l'arresto di due giovani, Salvatore Pirruccio di 23 anni e Daniele Brancato di 26 anni, la tentata rapina avvenuta ieri intorno alle 18:45 all'ingresso del President Park Hotel di Acicastello, in provincia di Catania. Signora, come è andata? È andata, che hanno prima spassato a casa mia, che non so, senza sapere dove abito, dove chi sono, mi hanno bloccato il citofono, che sono